Ciao ragazzi, come potete vedere sto facendo una gara della festa del cavallino inserita con il nuovo aggiornamento di gennaio. Sono ottavo, una gara molto difficile perché ci sono anche la Enzo Ferrari, tutte macchine molto più veloci della mia, come potete vedere. Adesso sono ottavo, è molto difficile prendere le curve con queste macchine comunque, perché la macchina, avendola modificata al massimo a circa 700 cavalli, è dura, davvero dura riuscire a riprendere le avversarie. Considerate che sono partito con circa 30 secondi di svantaggio, sto recuperando mano a mano, scalando le varie posizioni di classifica. Vi consiglio di non accelerare troppo sulle curve, la macchina sbanderà completamente. Adesso ho ripreso una Ferrari come la mia, identica. Potete vedere, sono molto più veloci, quindi riesco a sorpassare. 14 secondi, ancora è tanto il tempo comunque. Dobbiamo affrettarci se vogliamo arrivare prima, perché abbiamo 13 secondi, che sono tanti. Ma dovremmo riuscirci comunque, secondo. Abbiamo 25-30, ne avevamo, l'importante è non andare troppo piano o non sbandare. Come potete vedere già sto a 10 secondi con un paio di giri. Porca miseria come sbanda sta macchina. Poi hanno modificato anche il tracciato, è molto bello devo dire. Una scelta ottima da parte della Polifoni Digitale. 8 secondi, stiamo recuperando, siamo in sesta posizione adesso e ci stiamo avvicinando al podio, ma ovviamente noi vogliamo vincere la gara anche per sbloccare la migliore macchina. Se non sapete come sbloccare le migliori macchine, vi consiglio di vedere il video che ho postato un paio di giorni fa, che vi permetterà di ottenere attraverso diciamo un test da me testato la migliore macchina del gioco per quanto riguarda la gara giornaliera, quindi sempre la macchina top o una delle top, in base quindi a prendere determinati obiettivi per il percorso giornaliero, che è di circa 50 km da percorrere con qualsiasi macchina o qualsiasi gara. Ok, siamo quasi terzi ora, attenzione. Stiamo andando molto bene comunque, una bella gara. Purtroppo volevo fare il live, ma non riesco per via della mia connessione, che è un po' altalenante, chiamiamola. Siamo terzi ora, vediamo un po'. Come potete vedere è molto facile la gara, ragazzi, basta che state un po' attenti. In quattro giri siamo primi quasi, guardate. Secondo. E prima è l'Enzo Ferrari, guardate ragazzi che macchina spettacolare. Costa circa 1,6 milioni, ma non è, ragazzi, è bellissima. Mi sembra che ha sotto il motore circa 1.600 cavalli, quindi davvero tanti. Attenzione, sono quasi andato fuori pista e la macchina sicuramente avrebbe sbagliato. Comunque vi consiglio di impostare anche maggior trazione TCS, quindi per un minor sbandamento della macchina. Ovviamente per quanto riguarda l'uscita dalla curva, la macchina sarà molto più lenta rispetto a un TCS più basso, che aumenterà proprio la coppia delle ruote, della potenza. Una volta usciti, siamo primi ora, mancano circa 3 giri ragazzi, molto facile questa gara.
3 giga al termine, minuto e mezzo, quindi circa 5 minuti, 4 minuti e mezzo dobbiamo terminare la nostra gara. Bellissima questa Ferrari, comunque ragazzi, guardate che macchina. Mamma mia quanto scorre comunque. Guardate la mia livrea come è stata personalizzata in modo semplice e carino, diciamo. Due giri al termine. Ultimo giro. Ultimo giro di questa gara della festa del cavallino della Ferrari, introdotta con l'aggiornamento di gennaio da parte di Polifoni Digital. Aggiornamento che riporta parecchie novità con l'introduzione di varie macchine riguardo Lamborghini, Ferrari, Jaguar, una Jaguar addirittura ragazzi, la macchina più costosa, 20 milioni costerà. Una macchina che non sembra niente speciale, una macchina molto d'epoca, ma che non vi farà la differenza nelle gare. Stiamo arrivando intanto, stiamo doppiando anche l'ultimo. Gara molto semplice, a livello principiante proprio. Basta che prendete una macchina, la modificate e via. Anche se non è una delle più veloci del gioco, voi considerate la mia Ferrari 456 a circa 705 cavalli. Passiamo al penultimo, l'ultimo scusate. Ultima staccata prima del rettilineo e vai! Vittoria! Arrivo. Festa Cavallino, gara 1, sono 3 gare, la prima è stata conclusa. 60.000 ragazzi e 28 km. Ah, quasi allenamento obiettivo, abbiamo concluso. Ottimo. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Spero che il video vi piaccia e al prossimo video.